Notte di giorno, sono le 15:13, il tempo è indeciso, come vedete c'è un vago sole, fino a pochi minuti fa pioveva e non c'era nemmeno quel raggio di sole che si vede di giù, ma insomma il tempo potrebbe andare meglio, anzi guarda Mauro, lì c'è addirittura del sole vero, ma è tutto da vedere. Siamo qui in diretta dalla redazione di Repubblica con un signore che ha pubblicato un disco con un titolo piuttosto ambizioso, super, lui è Paletti. Ambiziosissimo, eh? Super rispetto a cosa? Nel senso latino di sopra? No, super nel senso che è un disco bellissimo, stupendo, certo. E soprattutto la mia modestia. Il miglior disco mai pubblicato in Italia, dico bene? Di sempre. E anche il tuo? È il mio contando gli EP terzo, di più, Sì, è il terzo disco, poi ho terzo fatto un EP in realtà. Vabbè, quindi quattro. Quattro, sì, dai. Vogliamo provare a sentire subito di che si tratta? Mettiamo il caso che qualcuno, pochi, non sappiano che musica infatti, fai. Ovviamente. Allora, per quei pochi, pochissimi che non lo conoscono, questo è Paletti. Allora, io ti ho portato la notte è giovane, appunto per te, perché sei web notte, quindi la web notte è giovane. Mi sembra fantastico. La notte è giovane, i vecchi si incazzano, tirano secchi d'acqua dalle finestre. La notte è giovane, gli anni passano, ti ritrovi a guardare documentari su foreste e macrocefali. Andare in città è stata una cazzata, fatta in una notte giovane, tra piste innevate, tra vestiti politici, lampeggianti ed auto blu. La notte è giovane, io sono giovane, ma qui ci fanno ridurre i decibel. Con 10 euro dove vai? Ma fatti un po' i cazzi tuoi. Volevo tanto fare l'alba, ma domani sarò sveglio per le 6. Sono anni che provate a dirmi che la notte è giovane, ma giovane non è, ma sono giovane non è. La notte è giovane, ma non funziona così. A bassa musica, occhi e voce. E qui c'è gente che lavora, beato lei qui non ancora. Cercano giovani con 10 anni di esperienza tra i 18 e i 23. Con tedesco, francese fluente, inglese sorprendente, albanese, giapponese e sanscrito. Poi l'afgano, quello stretto, quasi talebano, aumenta le tue chance. La notte è giovane, se non sei più giovane, vuoi tornare giovane? Con una plastica facciale al silicone, con la riposizione, due siringhe nella fronte, il botulino e torni come un bambino. Ma tra giaguari, coguari e vacche al pascolo, stasera io amore non mi ci mescolo. E se un mondo alla rovescia così sia, io ti giuro ti risecchi d'acqua in testa ai vecchi sotto casa mia. Sono anni che provate a dirmi che la notte è giovane, ma giovane non è. Ma sono anni che ci provo a dirmi che la notte in fondo così giovane. Bravissimo. Quanti anni hai, Paletti? 37. Non più tanto giovane. No. Mettiamola così. È una via di me. Rispetto a me, giovanissimo. Va bene, dai. Senti, una canzone che comunque prova a fotografare un momento, questo di oggi, con un pizzico di ironia. Un momento mio, anche soprattutto perché non so più se sta sul divano o se uscire, quindi... Senti, credo che però la scelta, come dire, di fare il cantautore ormai sia radicale, no? Sì, beh, è una cosa che è un po' una condanna che mi porto dietro, quindi sai, è una grossa passione, chiamiamola così, e ovviamente non ne posso fare a meno. Quando hai cominciato? Come hai cominciato? Rompendo le scatole agli amici nella tua cameretta e a scuola o guarda, è stata una scoperta tardiva? Guarda, io con la musica ho iniziato prestissimo, ho iniziato 6 anni con la tromba e poi ho iniziato a suonare anche altri strumenti.
Ma il turning point, diciamo, è stato Londra. Mi sono trasferito là, non avendo le idee chiarissime, però ho iniziato un po' a inseguire il mio sogno musicale. Lì ho lavorato come compositore più che altro, quindi colonne sonore, film, documentari, pubblicità. Ho fatto Roma un anno e alla Fox ho lavorato dopo l'esperienza londinese di 6 anni. Poi sono tornato a Milano, lavoravo sempre per pubblicità e lì ho iniziato a suonare con una band che si chiamavano The Records. Lì abbiamo fatto anche un po' di tour negli Stati Uniti perché avevamo il disco in licenza per gli States. E poi nel 2012 invece ho iniziato a scrivere canzoni perché volevo fare l'autore. Ma come ti è venuto? Appunto, la domanda è: perché lo scatto da compositore, da musica, da musicista, da band, da rockettaro, da tutte queste cose messe insieme a cantautore? L'esigenza qual era? Chi ti ha fatto fare? Beh, si dice che lo fai per le donne, ma effettivamente, beh, ovviamente conta. Tutto per quello, ma in realtà lo fai perché, io me la sono sempre sentita, già da piccolo, mi ricordo che anche i miei genitori me lo ricordano. Scrivo già delle canzoncine, no? Stupide, ironiche. Però il primo pezzo che ti ha convinto che eri sulla strada giusta, qual è stato? Ah, non è ancora arrivato. No, non c'è ancora. Quindi siamo ancora nel bel mezzo. Sì. Ricerca totale. Va bene, facci sentire qualcos'altro. Sempre questo album che è appena uscito e che ti appresti anche a presentare dal vivo, ma ne parliamo dopo. Che senso ha?
Bravissimo, A che serve l'amore, pezzo che apre questo bellissimo album che vedete qua, giallo limone, un gol appena segnato, vedete dalla... Sentite, sono curioso di capire una cosa, al di là del fatto che anch'io trovo che Socrates sia stato uno dei più grandi calciatori che abbiamo mai avuto in circolazione, anche molto elegante oltre che molto bravo, tu l'attività d'autore continui, nel senso che è difficile che uno che ha avuto una canzone cantata da Mirio Celentano dica poi che vuole fare un altro lavoro, cioè che non abbia ancora deciso. Se a me capitasse che Mirio Celentano cantasse una canzone scritta da me, direi più o meno l'affermazione del fatto che qualcosa la so fare mi sembra evidente. Come è nata soprattutto quella ti hanno chiamato, ti hanno cercato, gli hai proposto il brano? Io ho lavorato per 3 anni con la Caselli, ero sotto contratto con la Sugar e appena entrato in Sugar scrissi dei pezzi per Malika Ayane, però a lei non sembravano giusti, non piacquero particolarmente. Però la signora Caselli mi disse: no, guarda Pietro, resti su un pezzo, soprattutto questo, vedrai che faremo qualcosa. E lei ha un fiuto piuttosto buono, sì, direi. E 2 anni dopo ha sentito Mina, che insomma, si sentono, e mi ha detto, mi ha chiamato e fa: guarda che tra poco ti chiama Mina al telefono. Ho detto, ero lì a bere un aperitivo con degli amici, ma va bene, rispondo. È stato assurdo ovviamente, soprattutto sentire lei che canta la tua canzone al telefono, no? E ti fa i complimenti, è abbastanza destabilizzante per bello. Beh, più che destabilizzante è anche una grande soddisfazione. No, lo è, grandissima. Poi figurati a dirlo a mio padre e a mia madre con questa... Che finalmente ha detto, allora che abbiamo capito che stai facendo la cosa giusta. Allora, sei già in giro con i concerti continuano. 23 marzo siamo a Modena, il 24 a Rimini, il 1 aprile a Fucecchio, Firenze, 5 aprile Pisa, 6 aprile Torino, 7 aprile Bologna, 25 aprile Prato, 10 maggio Roma, e si aggiungeranno sicuramente anche altre date. Giri con una band, non sei solo. Sì, assolutamente, è una cosa che ci tengo particolarmente perché l'ambito live è un po' quella cosa che mi dà più soddisfazione. Poi l'avete sentito, canta anche bene, quindi insomma, che vogliamo fare? Grazie. Quindi band composta da? Siamo in 4 sul palco, io faccio un po' la chitarra che è lo strumento meno impegnativo del disco, quindi sono un po' più libero di cantare e muovermi. Certo. Poi c'è Simone Piccinelli al basso, c'è Antonio Pastore alle tastiere e Giacca James alle batterie. Allora, l'album, lo ripeto, si chiama Super. Abbiamo sentito 2 canzoni, andiamo a sentire un'ultima per chiudere. Ti faccio i miei, come dire, migliori complimenti, ma te li rifarò alla fine. Ma anche io li faccio. Meno male, via. Allora, Paletti. Controlla i battiti, le labbra sul collo. Andiamo a fondo, tutto sotto controllo, ancora noi, imperturbabili, col frigo vuoto nel casino di sempre, e quel tuo gatto che mi rompe le palle, stasera non ci aspetta niente, ma ciò che conta è l'atteggiamento, il movimento degli astri, ti vedo nuda e non ci penso più, e tu, mi fai sempre impazzire. Nonostante tutto ci bruciamo ancora, c'è la luna piena da sempre, solo alta marea, onda dopo onda, la vita non ci affonda, il cuore batte anche in apnea, viaggia in caduta libera, proprio come noi, nonostante tutto. Controlla i battiti, le pulsazioni, spegni la televisione, andiamo via. Hai letto attentamente le avvertenze, ci hanno rubato le stelle, come si fa con le caramelle, ci hanno lasciato qui le ombre, ma ciò che conta è tenersi stretti, non svuotare i cassetti, mi vedi nudo e non ci pensi più, e tu mi fai sempre morire, sì, mi
fai sempre a morire. Ci bruciamo ancora, c'è la luna piena, da sempre solo alta mare. Onda dopo onda, la vita non ci affonda, il cuore batte anche in apnea. Viaggia in caduta libera, proprio dal vivo qui a Repubblica. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. Ve lo ricordo, l'album si chiama Super, questo è il nostro appuntamento live, più tardi avremo qualcos'altro se avrete voglia di seguirci. Grazie per essere stati con noi, grazie a Parezzi.